Abbiamo voluto questa conferenza stampa per presentare l'edizione dei quadri plastici 2018, che quest'anno porta un tema particolare. C'è uno sforzo a partire ormai dalle edizioni più recenti di associare l'evento a un messaggio su tematiche, diciamo, contemporanee. Quest'anno è stata scelta Oltre un confine, che richiama le problematiche sull'immigrazione, e diciamo anche quest'anno si ripete, come accade ormai da 30 anni, la magia dei quadri plastici. È un evento culturale cresciuto in maniera significativa negli anni scorsi, sapete, anche con partecipazione ad appuntamenti importanti anche fuori dei confini nazionali, e soprattutto per noi sta diventando uno degli eventi culturali più importanti delle attività che vengono condotte da Rigliano. L'importanza è legata anche al fatto che questa esperienza artistica sintetizza in maniera molto efficace una tradizione fortemente presente nella cultura riglianese, quella legata all'artigianato, alla necessità di far conoscere l'arte attraverso lavori importanti, e soprattutto negli ultimi anni ha accresciuto moltissimo anche la qualità artistica rispetto agli anni passati, con un'attenzione particolare alle luci, ai costumi, alla ricostruzione delle scenografie, e con un'attenzione ormai quasi maniacale verso la perfezione della rappresentazione. Aggiungo che c'è un lavoro importante di decine di persone, per la gran parte volontari. Per, diciamo, i 2 minuti di esposizione c'è un lavoro che dura mesi, è una produzione importante. Siamo impegnati peraltro insieme all'APT, che voglio qui ringraziare pubblicamente, per poter ripetere questi eventi a Milano e a Firenze in occasioni particolari, per cui abbiamo davanti una prospettiva sicuramente di crescita dell'evento. Siamo attualmente impegnati anche a gestire sul piano logistico un'attenzione che è cresciuta in maniera significativa. Ci sono tour operator che ormai organizzano pullman con visite sul territorio comunale, anche qui rispondendo ad un indirizzo che si è consolidato nel tempo, cioè di offrire accanto ai quadri plastici anche la possibilità di conoscere presenze monumentali importanti su Rigliano. Mi riferisco al Castello di Lagopesole e ai musei che sono allocati all'interno, ma diciamo anche alle altre attrazioni sul nostro territorio. Stiamo anche lavorando ad un lavoro di ricostruzione storica, diciamo, che recuperi l'origine di questo evento e soprattutto assicuri in qualche modo la conservazione dei materiali, delle esperienze, delle produzioni che nei vari anni si sono succeduti, per poter allestire anche uno spazio museale destinato a questo evento, perché, come dicevo all'inizio, sintetizza in maniera estremamente efficace una serie di abilità, di conoscenze, di competenze che sono un po' un tratto distintivo quasi genetico della comunità viglianese. L'artigianato, diciamo, non è stato per noi soltanto un'attività economica, ma gli artigiani rappresentavano, soprattutto all'inizio del secolo scorso, diciamo, l'ambito sociale più innovativo, più evoluto della nostra comunità, e ha favorito la crescita economica e sociale di Avigliano per come l'abbiamo conosciuto. Per cui siamo tutti fortemente impegnati nel favorire il mantenimento di un livello molto alto di qualitativo di rappresentazione artistica, ma quello che vorremmo fare è anche comunicare una storia, un impegno e una laboriosità che caratterizza questo evento, che giusto venga riconosciuto soprattutto ai tanti protagonisti, molti dei quali sono qui presenti questa mattina, che sono l'anima vera dei quadri plastici. Io passerei la parola a Cristina Zibaldi, poi magari subito dopo Carmen. Buonasera, è stato per tutti quanti voi. Ovviamente il saluto non è soltanto il mio, ma anche quello del presidente della fondazione, il professore Mario Bosso, che non poteva essere presente questa mattina. Noi siamo veramente onorati di avere partecipato, avere contribuito alla realizzazione della manifestazione. Per cui mi sento io di ringraziare la presidente della Proloco, perché in effetti sono iniziative come queste che danno contenuto a quello che è il mio ruolo in fondazione. Sostanzialmente noi facciamo finanziamenti di progetti che abbiano delle ricadute sul territorio calabro-lucano. Ovviamente io, essendo una consigliera in quota lucana, sono interessata a
che le risorse vengano dirottate in Basilicata e quindi che ben vengano iniziative come queste, perché sono veramente di grande pregio. In verità avremmo voluto fare molto di più, però purtroppo noi come fondazione dobbiamo fare i conti con le nostre finanze e quindi in periodi di ristrettezze finanziarie, cioè di rendimenti finanziari contenuti, anche le richieste di contributi purtroppo hanno subito una farcipia considerevole e quindi insomma anche la richiesta di contributi della Prologo è stata contenuta. Mi auguro insomma anche che per gli anni a venire possa essere, insomma, i progetti possano essere oggetto di nuovi finanziamenti. Però volevo ringraziare Carmen perché questo spazio, questo piccolo spazio dedicato alla fondazione mi dà l'occasione per veicolare insomma il messaggio relativo a quella della nostra mission, sostenere le iniziative di enti no profit sul nostro territorio. Quindi io mi auguro insomma che si facciano avanti con richieste di contributi anche altre associazioni. Noi operiamo nel settore dell'arte, nel settore della cultura, dell'istruzione, ma anche della ricerca scientifica, del recupero dei beni culturali ed ambientali e facciamo anche sostegno alle fasce più deboli. Quindi io veramente insomma mi piacerebbe che venisse veicolato il messaggio del compito della fondazione per sostenere quelli che sono i nostri territori, iniziative di nostri territori. I presupposti sono pochi, si deve trattare di enti no profit, quindi non devono avere scopo di lucro, non devono essere imprese, devono essere operanti da almeno 2 anni, per cui noi richiediamo insomma l'operatività a dimostrazione della credibilità del soggetto richiedente, quindi chiediamo almeno 2 bilanci, che vengano prodotti almeno 2 bilanci, oltre che l'atto costitutivo e lo statuto, e siamo molto attenti anche all'aspetto del cofinanziamento, cioè come viene cofinanziato il progetto, questo sempre nell'ottica della serietà dell'evento che deve essere poi realizzato. Quindi soddisfatti questi presupposti noi possiamo finanziare dei progetti, quindi mi auguro che si facciano avanti molte associazioni ed enti del no profit in generale. Quindi sono contentissima di aver partecipato, insomma di aver contribuito a questa manifestazione e sono certa che domenica sarà un grandissimo successo. Buongiorno a tutti, io mi soffermerò diciamo essenzialmente sulla spiegazione diciamo, di come siamo arrivati quest'anno alla scelta di questo tema e di queste tele. E ovviamente prima di addentrarmi diciamo, nello specifico volevo ringraziare la Fondazione Caritas, la Regione Basilicata, ovviamente anche il Comune, anche se diciamo la Prologo e il Comune sono i promotori dell'evento e quindi di fatto sono coloro che diciamo, ogni anno producono questi sforzi. Ecco, io credo che una manifestazione del genere che negli anni è cresciuta, ha avuto diciamo, grande attenzione a livello nazionale e internazionale, può continuare a vivere e a crescere soltanto se c'è un lavoro di squadra. Ecco perché diciamo, anche l'ingresso della Fondazione a sostegno della nostra manifestazione per noi è non solo importante dal punto di vista economico, perché abbiamo tante cose da sostenere, tante spese per un evento così complesso, ma è anche un riconoscimento diciamo, al lavoro e allo sforzo fatto in questi anni dalla Prologo, dall'amministrazione, ma soprattutto dai gruppi, che sono diciamo, quelli che più di tutti ecco, si sacrificano, lavorano. E per quanto riguarda invece la scelta del tema, già il sindaco prima ricordava che da qualche anno la scelta del tema diciamo, viene legata anche all'attualità. Questo perché? Perché noi siamo convinti che la cultura, l'arte non hanno solo il compito di intrattenere o di suscitare delle emozioni, ma hanno anche
la funzione, diciamo, civile di, diciamo, suscitare riflessioni, domande, non risposte forse, ma domande certamente. E in questo momento storico lasciarsi anche attraversare dalla domanda non è così scontato come potrebbe sembrare. E questo percorso, diciamo, di legame con l'attualità è cominciato nel 2014 con il mio predecessore, che è qui presente, Luciano Sabbia, con il quale, diciamo, ho condiviso anche un percorso all'interno dell'associazione in qualità di consigliere, perché, diciamo, sua fu l'intuizione allora di legare la tematica dell'anno 2014 a Matera 2019. Cioè, noi in quell'anno sostenemmo la candidatura attraverso la scelta di tele della città di Matera e delle città limitrofe. Anche in questo per dare l'idea che Matera non è solo Matera, ma è la Basilicata, è tutto ciò che diciamo, si muove intorno al territorio. E da allora questo percorso, diciamo, proprio perché ci convinceva molto la possibilità di non lasciare che i quadri, diciamo, fossero uno spazio bellissimo ma in un mondo a sé stante, ma che fossero strettamente agganciati al mondo attuale, perché noi viviamo diciamo, quotidianamente nel nostro mondo, e l'arte e la cultura devono e possono, diciamo, aiutarci ad essere cittadini più consapevoli. E lo scorso anno scegliemmo la tematica del martirio perché ricorreva il 25esimo della morte di Falcone Borsellino, e quindi il martirio attraverso le tele religiose collegato a quello che di fatto può essere considerato un martirio civile. E quest'anno ovviamente, diciamo, abbiamo voluto fortemente legare la manifestazione alla tematica della migrazione, e abbiamo voluto dare questo titolo perché le tele rappresentano diciamo, episodi della fuga in Egitto, ovvero, diciamo, del momento in cui la Sacra Famiglia è costretta a scappare perché Erode cerca il bambino per ucciderlo. E abbiamo voluto che queste tele dessero proprio l'idea, la sensazione forte dell'ansia, della fuga, della difficoltà che in quel momento quelle persone, prese dalla paura, dalla fatica, insomma, erano in cammino verso un altro dove, diciamo, cercare un rifugio. E quindi le tele scelte sono state quelle di Luca Giordano, della fuga in Egitto, di Cima da Comegliano, del riposo durante la fuga in Egitto con i Santi Battista e Lucina, e il ritorno dalla fuga in Egitto di Ludovico Carracci. E non a caso, diciamo, nelle tele, almeno in due delle tre, si intravedono anche delle barche. Anche questo è un segnale forte di rimando all'attualità. Ora, ovviamente, non è nostro compito quello di diciamo, prendere delle posizioni sulla tematica o diciamo, veicolare messaggi di un certo tipo. Quello che a noi interessava, ecco, soprattutto, era far capire, anche attraverso il lavoro che c'è dietro i quadri, che questa è una tematica molto complessa, che non è una tematica che, diciamo, è nuova, perché vero, diciamo, attraversa la nostra quotidianità, ma nella storia ci sono state tante migrazioni, tanti spostamenti, e continueranno ad esserci perché le persone si muovono spinte da necessità, dalle guerre, dalle difficoltà. E poi, se
Secondo noi, diciamo, attraverso i quadri c'è un altro messaggio che si potrebbe dare. Il fatto che forse nella nostra società siamo troppo abituati alle semplificazioni, troppo abituati a dire anche, diciamo, per l'uso dello strumento, degli strumenti di social, che sono molto utili, ma che a volte ci portano a ridurre in poche battute cose che sono molto complesse. Allora, semplificare, dire sì, accogliamo tutti, no, mandiamo indietro tutti, è troppo semplice, è banale e soprattutto non è serio, perché le tematiche complesse si approcciano in maniera complessa, esattamente come un quadro viene fuori da uno sforzo complesso che vede la progettazione, la cura delle scenografie, dei costumi, del trucco, di ogni singolo dettaglio. Cioè, il quadro, per quanto possa sembrare, diciamo, cioè, quando lo si osserva dall'immagine di questo equilibrio e di questa, diciamo, costruzione perfetta, ha dietro di sé un lavoro enorme, fatto di competenze diverse che si mettono insieme per cercare un equilibrio. E allora non possiamo dire sì, accogliamo o non accogliamo, e non possiamo semplificare, dobbiamo tutti andare oltre un confine, perché il confine non è soltanto il mare o la montagna da attraversare per queste persone, il confine è anche, sono anche le barriere mentali che noi abbiamo quando ci sentiamo invasi, che loro hanno probabilmente quando arrivano in una terra che ha usanze, leggi e costumi diversi. E allora tutti siamo chiamati ad andare oltre, oltre i nostri confini, perché soltanto, diciamo, spogliandoci delle nostre barriere è possibile ritrovare degli equilibri. Ecco, noi siamo forse in un momento in cui abbiamo perso un equilibrio come società, come Occidente, ma ritrovare questo equilibrio non è possibile se ognuno si barrica dietro la propria identità oppure dietro la salvaguardia del proprio mondo, del proprio piccolo mondo. È possibile soltanto, diciamo, spogliandosi e andando alla ricerca dell'altro. Ecco perché, diciamo, abbiamo anche pensato di inserire nella brochure, che poi è un po' la nostra guida per la serata di domenica, dell'omelia di Papa Francesco in occasione della giornata del migrante, dove lui appunto sostiene che avere paura non è peccato, nel senso che è umano, è normale che noi temiamo, diciamo, che i nostri spazi vengano invasi, ed è anche normale che chi arriva tema il pregiudizio, tema, diciamo, anche l'aggressione, però soltanto, diciamo, andando oltre un confine, oltre i nostri confini, forse è possibile ritrovare questi equilibri. Io vi do appuntamento veramente a domenica in piazza degli Amici nel Mondo. Le aperture saranno tre, a partire dalle 21:30. Grazie a tutti. Bene. Devo dire che con Antonio Bocchiccio, vicepresidente del Consiglio regionale, con il collega Romaniero, con lo stesso direttore generale Domenico Tripaldi, porto che cosa? Porto in ordine questi aggettivi: saluto, apprezzamento, sostegno e ammirazione per questo evento. Complimenti intanto all'amministrazione comunale,
per un'azione che spesso non si comprende ma che è fondamentale in questi casi, di sostegno e di supporto. Ad Avigliano c'è una felice sintesi tra l'attività dell'amministrazione e quella delle associazioni. Complimenti alla dottoressa Tripaldi e alla carica intanto per l'attenzione che in maniera molto chiara ed esplicita ha evidenziato nei riguardi del nostro territorio, magari i rappresentanti della nostra terra in tutti gli ambiti in cui si opera avessero questo approccio, probabilmente la nostra terra ne riceverebbe maggior beneficio. Però complimenti più in generale alla fondazione per la capacità di sostenere nello spirito delle fondazioni eventi strettamente correlati ai processi di crescita di un territorio. Ed ovviamente complimenti alla Proloco, complimenti a Carmen Salvatore, alla storia della Proloco, ha voluto ricordare i suoi predecessori a partire da Sabbia, complimenti alle associazioni che partecipano a questo evento. Io lo definisco un unicum culturale, una sintesi di storia, arte, cultura, identità, qualità dell'artigianato locale e di promozione turistica. Uno spettacolo che rappresenta un evento nazionale per il quale è difficile, per quanto si possa chiedere aiuto a ogni forma di immaginazione, recuperare in pieno l'emozione che offre lo spettacolo dal vivo. I quadri plastici si devono guardare dal vivo, solo così si comprende che cos'è un quadro plastico in tutte le sue caratteristiche. Un evento nazionale che grazie ad una serie di circostanze arrivate non a caso si caratterizza sempre più per un evento di respiro sovraregionale. L'episodio di due anni fa, di circa due anni fa, a Londra ne ha sancito definitivamente la sua capacità attrattiva da un punto di vista artistico e da un punto di vista emotivo. Tutto questo succede a caso? No, non succede a caso. Succede perché c'è una realtà forte nelle sue radici, forte nella sua vivacità culturale, forte nelle sue tradizioni artigianali, forte nel suo sentire, forte nella sua dimensione associativa. Avigliano questa settimana è una vera e propria capitale della cultura. Ovviamente i paragoni non sono con Materno, è un'esperienza, è un traino straordinario per tutto, anche per i quadri plastici. Però Avigliano in questa settimana offre il Festival del Mandolino, un vero e proprio campus internazionale con gente arrivata da ogni dove per una tradizione avigliana, quella del plettro. Ieri Vicoli in Arte a Possidente, una piccola realtà urbana del comune avigliano, dove artisti di primo livello della nostra regione si propongono insieme ai giovani con un percorso ventennale di attenzione all'arte e alla cultura. E domenica i quadri plastici a chiudere una settimana di altissimo livello. E quindi davvero merito a questa comunità, il Consiglio regionale, il Sindaco ha ringraziato il Consiglio, la Regione, la Giunta ovviamente per il supporto. È evidente che non può non venire questo supporto, laddove compito di una istituzione come quella regionale è sostenere i processi che aiutano la crescita di una comunità. È evidente che sostenere processi di questo tipo significa sostenerli in maniera forte e significativa. Lo abbiamo ricordato ieri sera a Possidente. Ieri lo Swimmers ci dice che il Sud è ancora drammaticamente in crisi, in caduta libera. Aumentano i giovani che vanno via, aumenta la povertà, si evidenzia sempre più una carenza di infrastrutture e di politiche per il Mezzogiorno. Il Mezzogiorno riparte sicuramente dalla esigenza di politiche adeguate, ma quella esigenza ha le sue fondamenta nella capacità del nostro Mezzogiorno di conservare una sua spiccata e forte identità, da viversi non in una logica di chiusura ma di apertura, da implementare. E l'investimento in cultura con eventi di questo tipo rappresenta
uno dei passi significativi per invertire i processi di crisi nel nostro Mezzogiorno. Da Avigliano ci viene un esempio di questo tipo. Per cui l'invito è ad essere tutti presenti in quella straordinaria piazza che si chiama Piazza Avigliaresi, piazza Avigliaresi nel mondo, esattamente per offrire al mondo un grande spettacolo.